Ciao amici, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo di un accessorio molto interessante e molto importante per tutti quelli che, come me, per esempio, fanno caccia fotografica, fanno azioni sportive, fanno della fotografia un uso con obiettivi anche di quelli un po' lunghi e pesanti, oppure hanno bisogno di raffiche veloci. BGE20 della Canon, il Battery Grip. A cosa serve, come si usa, lo abbiamo visto nel tutorial, quindi oggi vi descrivo molto velocemente e brevemente che cosa trovo all'interno della confezione e come è fatto, come funziona questo battery grip. Innanzitutto, ahimè, ve l'ho detto, ogni modello vuole il suo battery grip, raramente un battery grip si abbina a più fotocamere, lo fanno apposta e vabbè, ce la mettiamo via. Troviamo le istruzioni, ok, vabbè, anche perché non serve effettivamente un manuale per capire come si fa, la garanzia, ma certamente, e poi il pezzo vero e proprio, il battery grip. Il battery grip, come abbiamo visto, serve, è un aggiuntivo proprio della camera. Questo della Canon è fatto molto bene, è molto piacevole da impugnare, è una Canon, né più né meno, è proprio montato sulla 5D Mark IV, che è il corpo camera al quale fa riferimento, la trasforma veramente in una, quasi in una pro. È vero che abbiamo e avremo sempre la sensazione di avere due corpi distinti, perché le dita, quando ci passano sopra, sentono che c'è da questa parte un po' una interruzione, perché il corpo camera finisce così e parte il battery grip. Però vi dico la verità, è fatto così bene che non si avverte il fatto che sia un aggiuntivo, la qualità è davvero elevata. Abbiamo visto che tiene due batterie, però come vi ho detto può essere utilizzato anche con una sola batteria. Questa è una cosa molto intelligente, perché a volte può essere che mi dimentico o ne ho solo una, oppure ho esaurito queste due e ho una terza solamente da mettere. Funziona anche con due. Io in genere la lascio sempre comunque, anche se scarica l'altra batteria, perché il vantaggio che ho nel bilanciamento che mi offre il peso di questo battery grip in concomitanza di obiettivi molto pesanti, lo trovo più funzionale rispetto ad avere qualche grammo in meno nell'ergonomia del sistema. Quindi mi trovo molto bene. È molto bello questo battery grip. Che cos'ha? Non fa altro che trasformare la vostra reflex in una reflex pro serie 1D, 1DX, 1DS, le avete presenti, sono più grandi, ingombranti, sono come queste qua, però hanno delle funzionalità davvero notevoli. Il vantaggio principale, ve l'ho detto, oltre al bilanciamento, quindi ad offrire un peso maggiore, una maggior potenza di fuoco, perché abbiamo un'autonomia sostanzialmente raddoppiata, e su certi modelli, Canon, Nikon, che siano, viene anche aumentata la raffica in concomitanza di un raddoppio della prestazione energetica, cioè con due batterie. Vi dicevo, l'altro vantaggio è quello che ogni volta che andiamo ad inclinare la camera per fare delle foto in modalità portrait, ritroviamo la replica di tutti i comandi che abbiamo quando la usiamo così. Ve li faccio vedere. Per esempio, sulla parte sommitale abbiamo questo, che è l'interruttore, lo switch on off, che mi permette di abilitare o disabilitare tutti i comandi, perché può essere anche che certe volte, succede, la impugnate per prenderla e vi parta una foto perché avete toccato il pulsante di scatto, oppure inavvertitamente toccate uno di questi joystick e magari vi sballate un valore in manuale, eccetera. Quindi è possibile disabilitarlo. Eccoli qua. Qui vediamo i comandi di scatto, il pulsante della funzione, la ghiera per fissare e variare i diaframmi o i tempi, quello che vogliamo noi, e nell'altra parte, come vedete, troviamo la replica di tutte le funzioni per l'autofocus, per la selezione del tipo di autofocus, di punto F che vogliamo selezionare, né più né meno come ce l'abbiamo qua. E poi, ovviamente, questo joystick, il joystick che è identico insieme al suo pulsante di multifunzione, che è questo qua, che è identico a quello che troviamo qua, sul corpo camera, qua. Solo che impugnandola in questa maniera, mi metto di spalle così lo vediamo, impugnandola in questa maniera, mi è difficilissimo accedere a questo. Ecco perché il joystick ce l'ho qua.
qui ho il pulsante di scatto, quindi assolutamente un bell'oggetto, un oggetto che io trovo utile se fate fotografia, caccia fotografica, azioni sportive, secondo me non deve mancare perché vi aiuta molto. Credo di avervi raccontato tutto, secondo me su una bella fotocamera vale la pena spendere qualcosina in più e avere il prodotto originale. Però nel prossimo video vediamo invece un prodotto di concorrenza, in che cosa si differenzia, oltre che nel prezzo, che è decisamente meno costoso.